buongiorno a tutti. Vi porgo un caloroso benvenuto da parte dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e dell'Aeronautica Militare. Siamo felici ed onorati di avervi qui e che abbiate scelto questa sede come location dell'assemblea distrettuale. E è una scelta che nuovamente evidenzia lo stretto legame che c'è tra il Rotary Club e l'Aeronautica Militare, e questo ci fa molto felici anche in virtù di tutte le attività e le iniziative comuni. Grazie di essere così numerosi e presenti a questo evento che mette in campo la squadra per l'annata 2023-2024 di Fernando. Non si può dire che è il nuovo governatore, quando di fatto è il nuovo governatore, perché è un usato recuperato per la sua grande volontà, e quindi lo conoscete noi. Io vi dico grazie, passo la parola a Fernando, vi dico buona giornata, buon lavoro e vi auguro una bellissima annata che sotto la guida di Fernando ci sarà sicuramente. Grazie a tutti voi della vostra partecipazione. Amici, buongiorno. Vi assicuro che è un bel colpo d'occhio da quassù vedere la sala così affollata. Questa è testimonianza di grande entusiasmo per il prossimo anno. Bene, e con piacere chiamo Giorgio Dello. Vieni, Giorgio. Per me oggi è la prima manifestazione distrettuale alla quale partecipo in questo nuovo ruolo della mia vita retoriana. E desidero manifestarvi tutta la mia emozione fortissima, ma anche l'orgoglio e la responsabilità che sento fortissimi. Alessia, ci siamo ritrovati dopo un anno, abbiamo passato un bellissimo anno, ci siamo incontrati due o tre volte durante l'annata e mi fa piacere ripercorrere insieme quest'anno. E lo dico veramente con il cuore. In questi anni ho avuto modo di conoscervi e ho visto appunto che in questo simbolo, in questa ruota, c'è una visione circolare, è un paradigma. A me piace chiamarlo il paradigma della gentilezza, perché la gentilezza è quella visione che non guarda all'io ma guarda al noi, ma soprattutto è quella consapevolezza che siamo tutti interconnessi e interdipendenti, perché quello poi è un ingranaggio, ma l'ingranaggio da solo non funziona. Deve girare insieme ad altri per poter poi appunto far muovere la macchina. Tempo. Voglio lanciare solo un messaggio perché so che ci sono i presidenti nuovi qua, no? Ecco, ai presidenti nuovi dico: non partite dall'anno scorso, partite dal 2019 a programmare la vostra annata prima del Covid, perché il Covid ci ha fatto prendere delle brutte abitudini che purtroppo ancora sono nei nostri club. Noi siamo club del fare, e la speranza evocata prima di me e evocata anche nel payoff di questa nuova annata parla di speranza. La speranza si crea col fare più che con le chiacchiere, e quindi invito tutti i presidenti a fare. Bene, quando a dicembre mi è stata chiesta la disponibilità per replicare questo prestigioso incarico in sostituzione di Giuseppe Frizzi, che saluto con affetto, che ha dovuto lasciare per motivi familiari, vi dico che mi sono posta una domanda. Era questa: riuscirò ad emozionarmi come mi ero emozionato nel mio primo mandato? E riuscirò soprattutto a trasmettere a voi, quando verrò nei vostri club, la stessa emozione che ho provato e ho cercato di trasmettervi allora? A proposito di emozioni, vi prego ora di ascoltare quello che sarà il motivo che caratterizzerà le distrettuali che andremo ad affrontare insieme, e se volete anche le vostre riunioni di club. Un motivo che poi è una canzone, nel quale io ho ritrovato i segnali dei tre presidenti internazionali degli ultimi anni: Sheikh Ahmed, servire per cambiare vite; la Jennifer Jones, immagine il Rotary; Gordon McNeely, dai speranza. Imagine there's no heaven, see if you try.
primo consiglio è di condividere quest'anno. Dobbiamo condividerlo tutti insieme, tutto il distretto unito. Dovete condividerlo nel vostro club, con tutti i soci del vostro club. Non pensate di condurre un anno da soli. Condividere e fare squadra oggi è fondamentale. Gioacchino Minelli, che rappresenta una regione trasversale dall'Umbria al Molise, attraversando le Marche e l'Abruzzo, e invece Costantino Astarita, che invece si identifica bene con la Campania, con una città splendida come Napoli, con un posto splendido come il Sorrento. Ecco, con loro sono l'esempio della condivisione. Noi abbiamo fatto un anno tutte e 14 uniti. Ah, non posso non darvi in anteprima, così la porterete nel vostro distretto, la gravatta, questa bellissima gravatta dell'anno. Grazie. No, sento un po' di brusio in aula, per me è un'esplosione di colori. È un'esplosione di colori. L'apprezzeremo strada facendo. Dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo credere che i giovani rappresentano il futuro della nostra società, ma vorrei dire di più, rappresentano il presente di questa società. Non possiamo disperdere quello che è il capitale che abbiamo nei nostri Interact, nei nostri Rotaract, e non posso che non chiamare qui accanto a me Greta Martini, l'RD del prossimo anno del Rotaract. Vi faccio un piccolo spoiler, perché noi a fine mese presenteremo l'anno che seguirà e presenteremo il tema e presenteremo il logo dell'anno. Il mio logo è un fiore, è un elleboro, è uno dei fiori più resilienti, perché nasce tra febbraio e marzo e cresce nei boschi, solitario, ma è il simbolo della forza, dell'infatuazione per la vita, della passione per quello che si fa, la passione del fiore che sboccia lo stesso. E insieme ai giovani dobbiamo, quest'anno ve lo chiedo perché ci conto tantissimo, dobbiamo incrementare di tanto il numero delle donne nei nostri club. Non possiamo rimanere a percentuali del 20 o poco più per cento, che sono percentuali in linea con la media nazionale, non è che siamo peggiori degli altri, siamo in linea, ma non va bene con i tempi. Non programmate l'annata fine a questo anno, ma programmatela a lungo, almeno in maniera triennale. Condividete i progetti anche con chi verrà dopo di voi, perché un progetto per un anno a volte diventa sterile, quindi bisogna dare continuità a quello che facciamo. E a proposito anche di questo, dobbiamo essere anche bravi a darne la comunicazione. Io alla comunicazione ho due pilastri: Mauro Lubrani, che non c'è bisogno di presentarlo, il nostro PDG, peraltro istruttore nel mio primo anno, e quindi no, bene, benissimo, credo che tutti abbiano apprezzato sempre la capacità di Mauro nel saper dare la giusta comunicazione. Però quest'anno insieme a Mauro c'è anche un compagno importante, che è Sandro Addario. Vieni qua, Sandro, vieni. Se un club, se il distretto fa un qualcosa che serve alla gente, allora è più facile avere sicuramente spazi sui giornali, sui media, eccetera. Il discorso di fondo è quello, cioè come si comunica. Abbiamo preparato un video di un minuto e basta, che vi serve da promemoria per ricordarvi che ci sarà un incontro su questo argomento, non so quando, ma bisogna farlo in tempi abbastanza vicini.
Come diceva Fernando prima, noi siamo un popolo fortunato, siamo una regione fortunata, ma siamo anche una nazione fortunata, perché noi viviamo all'interno di un contesto culturale di bellezza che ci ha viziato, siamo abituati alla bellezza. Voi andate in qualunque museo italiano, andate in qualunque bookshop e ditemi se siete soddisfatti da italiani dopo l'esperienza meravigliosa che avete fatto dentro un museo, qualunque esso sia, del bookshop, del merchandising, di quelli oggigini che vengono, dell'esperienza della visita, dei servizi, non c'è niente. La distinzione tra valore e reddito è gigantesca. È chiaro che si inserisce poi l'ambito culturale, perché in una realtà come la nostra, un patrimonio enorme così, basta mettere una bancarella con tre cose finte davanti e qualcuno te le compra. Qual è il discriminante tra fare quelle cose bene e farle male? La coscienza, non il mercato, perché purtroppo è un mercato in questo contesto è molto ignorante. Adesso passiamo a Fabio Viola, che è qui accanto a me, che è un'altra eccellenza a livello internazionale, considerato uno dei più influenti gamification designer del mondo. Lui si occupa di videogiochi. Allora voi penserete, è qualcosa di ludico, è qualcosa che riguarda i ragazzini? Ebbene no. Oggi il mondo dei videogiochi è all'interno delle imprese, è all'interno delle grandi imprese, ma è anche all'interno delle pianificazioni urbanistiche delle città, è all'interno della formazione, ma non soltanto dei bambini, dei ragazzi, ma anche dei manager. E Fabio è considerato una delle eccellenze a livello internazionale. Ecco, tu hai creato questo videogioco che si chiama Father and Son, in inglese padre e figlio, che è uno storytelling del Museo Archeologico di Napoli. Nasce questo Father and Son, che in realtà è una sorta di film interattivo, non è un gioco in cui ci si spara, si vince, si perde, è più una storia. E questo gioco ha la fortuna, capacità, merito di raggiungere 5 milioni e qualcosa di persone in tutto il mondo che l'hanno scaricato, Cina, Bangladesh, Stati Uniti, Ucraina, Russia, dovunque. Che vuol dire? Che attraverso una rielaborazione quel museo è andato fuori dal suo spazio geografico. Sì, buongiorno a tutti, salto la premessa che ha già ben declinato Patrizia, perché è importante invece oggi dedicare un po' di tempo, dato che si parla di eccellenze, a quelle eccellenze che magari non sono così conosciute alla grande comunità della nostra regione. Noi siamo figli di Michelangelo, siamo figli dell'ingegnere Ascanio, siamo figli di tutto un passato che ci portiamo dietro. Se voi andate in America gli mancano 1500 anni di storia. Come imprenditori facciamo forse uno dei mestieri più belli al mondo, che è quello di trasformare idee in progetti e in cose che possiamo portare in giro e rendere noi orgogliosi dell'Italia nel mondo. Però io avevo due basi, secondo me un imprenditore non può non avere, due sono importanti. Uno è la visione, essere visionario, e l'altro è essere incosciente, perché se uno ha queste due cose l'imprenditore non lo fa. Comunque questo sogno non lo voglio raggiungere, e lo voglio raggiungere con la razionalità, non sull'incoscienza nel fare le cose, non lo faccio, perché faccio conto e non torno. La diversità che io ho imparato è un'opportunità mai vissuta, non si può viverla come diversità, e questo credo che sia uno dei messaggi più forti e che accomuna sia l'impresa che il Rotary. L'etica, avere un'azienda nel mondo ma conservare la holding in Italia, questo vuol dire pagare le tasse in Italia. Se io devo lamentarmi di qualcuno, devo aver fatto per prima il mio dovere e quindi pagare e sostenere quella che è la capacità di fare azienda in Italia e di sostenere il mio paese. Allora, passiamo a un momento bello, un momento di gratifica, no? Di gratifica per i tanti club che hanno raggiunto degli obiettivi, hanno sognato in grande e hanno raggiunto obiettivi grandi. Thank you.
soprattutto nel My Rotary dovete inserire le qualifiche dirigenziali del vostro club. È fondamentale questo passaggio perché dal 1° di luglio avrete voi insieme ai dirigenti di riferimento l'opportunità di entrare a modificare i dati nel My Rotary e non più il presidente precedente. Grazie a tutti voi, portate un bel messaggio nel vostro club, sognate, come diceva la canzone di Magic, come ha detto Fabrizio Bernini, come ho detto spesso anch'io, sognate in grande e realizziamo un grande Rotary. Grazie a tutti, grazie a tutti. Buon Rotary.